Bene, adesso io mi risveglio dall'alloggio del corvo e noterò subito che c'è qualcosa di strano perché adesso mi vedrete che uscirò fuori dalla stanza e guardate un po', già la musica è sinistra, voi vedete? Ci sono tutte le cose sparse, tutte sottosopra, nel cielo. Sono oggetti, rocce volanti, lampioni, tutto per aria. Tutta questa dimensione onirica, che ricorda molto l'oblio di Oblivion. E infatti sono gli stessi, è la stessa casa produttrice del gioco, la Bethesda. Bethesda, come si legge? Beh, vabbè, quello lì. Guardate lì c'è una barca che vola. E infatti poi fra poco arriverà questo personaggio che si chiama l'esterno. Corvo, la tua vita è cambiata, vero? L'imperatrice è morta, sua figlia Emily è nascosta chissà dove in città, e tu giocherai un ruolo fondamentale ora. Per questo ti ho scelto e ti ho trascinato nell'oblio. Io sono l'esterno, questo è il mio simbolo. Esistono forze potenti in questo e nell'altro mondo, forze che gli uomini chiamano magia. E ora queste forze saranno al tuo servizio. Controlla questo potere. È il mio dono per te. Vieni da me. Ecco, d'ora in poi, come vedete sulla mano sinistra ho questo simbolo, questa scritta geroglifica, una runa, questa runa sulla mano e praticamente d'ora in poi se avrò abbastanza rune potrò comprare determinati poteri che ti permetteranno di fare determinate cose come la traslazione, spostarsi sullo schermo. La possessione che puoi possedere topi, altri animali, ecco, e tanti altri poteri, però per far questo devi trovare le rune. Ecco, vedete, adesso sto usando la traslazione. Con il, ecco, qua sono caduto come un deficiente. Comunque basta che clicchi con il tasto del mouse. Ecco, e adesso vedi, lì c'è praticamente un salto della fede che devo fare. E dal ponte mi devo andare a traslare là avanti. Io adesso basta che clicco sul mouse nella posizione giusta. C'è anche diciamo una certa potenza. E qua rivedo cose del passato, cioè non proprio del passato. Qua sembra ripeta tante cose come il mattino loro in bocca, il mattino loro in bocca, il mattino loro in bocca in The Shining. Ma come avete letto, dice tutt'altro. Adesso proseguo di roccia in roccia, traslando, usando sempre il potere che mi ha conferito quest'esterno. Ecco, attenzione perché qua cadrò diverse volte perché faccio il salto fatto male. Sì, potevo anche toglierlo sto pezzo. Ma in realtà mentre si gioca succedono davvero queste cose, no? Ecco, no, in realtà sono solo io che sono negato. Però perché eliminare il fatto che sì, magari sarà un po' più pesante per voi da vedere il fatto che io caschi 3000 volte, ma qualcuno lo potrebbe trovare anche divertente. Sì, lì cerco perché io penso che sia proprio la posizione che sbaglio a centrare.
Infatti dopo cercherò una posizione più idonea dove saltare. Mi metterò là dietro al lampione. No, no, cadevo anche qui. Cadevo anche qui. Tremendo, veramente. Ma quante volte l'avevi fatta? Non mi ricordavo neanche più. Lì è impossibile che riesci ad andare su quella roccia là in basso. Ragazzi, voi non ci credete, ma adesso ce la faccio. Ce la faccio, ce la faccio adesso. Adesso ce la faccio. Ah, avete visto che ce l'ho fatta. Vabbè, qua c'è la lettera di Emily che dice che è triste perché Corvo non vedeva Corvo arrivare. Va bene, lasciamo stare. Corvo, corvo, non può piovere per sempre. Come vedete, sembrano queste immagini fisse come se fosse fermate in quell'istante. Qua cerco se c'è qualcosa da prendere, ma in realtà non c'è niente da prendere in questa zona, quindi devo solamente andare avanti. Ah, però prima mi viene uno scrupolo di controllare. Controlliamo tutto. Qua rischio di cadere ancora. Allora dico, aspetta, ma no, prima che casca ancora è meglio che vado avanti e lasciamo perdere. Tanto non c'è niente da prendere qua. E quindi proseguo. Sì, qua cosa mi sto incastrando? Va bene, dai, vado avanti. Vado avanti. Ecco. Qua in questo baule prendo quello che c'è da prendere. Sarà tipo una fiala di energia spirituale, di mana o come cavolo si chiama in questo gioco, insomma, ecco. Lì c'è una specie di mappa. Noi continuiamo a traslare di roccia in roccia. Guardate, c'è una balena per aria. Una balena un po' stilizzata. Ah, qua penso che io debba arrampicarmi e là. Invece sbaglio perché mi devo arrampicare da tutte altre parti. Ma sì, lo so che voi direte, ma basta seguire la freccettina dell'indicatore, ma avete ragione, ma io sono. Non è che voglio sempre fare tutte le. Seguire la freccia in maniera assoluta. Penso sempre che ci siano delle sorprese da altre parti, delle cose nascoste, degli easter egg. Vabbè, poi dopo capisco che è inutile arrampicarmi e capisco soprattutto che non mi devo arrampicare lì, perché mi devo arrampicare là più a sinistra, beh, insomma lì, più avanti, qua, qua, infatti salto, up, up. No, mi cerco di traslarmi ma non riesco. Adesso mi traslo meglio. Dopo aver preso un po' di aver bevuto un po' di pozione, di energia. Ecco, adesso forse ce la faccio. Ecco, vedete, ce l'ho fatta.
Scendiamo questa bella scala a chiocciola, perché in un mondo di sogno deve esserci una scala a chiocciola. It's not a stairway to heaven, it's a stairway to hell. No, it's only a stairway. Ok. Trasliamoci ancora, ora che... Beh, qua tocco, vedete? Tocco il candelabro che casca in terra, molto carina questa cosa. Lì c'è un albero da film horror. Nei giorni che verranno ti attendono prove ardue, Corvo. Cerca le antiche rune con il mio simbolo nei luoghi deserti del tuo mondo e nei templi eretti in mio onore. Queste rune ti garantiranno poteri preclusi agli altri uomini. Per trovare dove sono le rune, ti dono questo. È il cuore di un essere vivente, forgiato dalle mie mani. Che schifo! Questo cuore ti rivelerà molti segreti e ti guiderà verso le mie rune, ovunque esse si trovino. Ora ascoltalo e trova un'altra runa. Ecco, tenendo il cuore in mano, lui quando si avvicina alla runa batte sempre più forte e quindi dopo è facile arrivare, anche perché c'è sempre la misura dei metri di quando ti avvicini a un oggetto o anche altri particolari della missione, quindi è molto utile. E ti viene anche scritto c'è una runa oppure un amuleto d'osso nelle vicinanze, ti viene scritto, quindi dopo te basta che te lo metti in mano il cuore, un cuore pulsante che non si è ben capito di chi è questo cuore. Niente, come vedete nell'indicatore c'è proprio questo rettangolino come disegnata, stilizzata la runa, e quindi ci indica proprio dov'è la runa che c'è da andare a prendere. Adesso vado, cerco questa runa. Mentre saltello di qua e di là, vedete qua batte poco il cuore, quindi vuol dire che sono distante. E poi c'è sempre l'indicatore, anche se io lo guardo poco. Ecco, qua faccio una bellissima caduta. Questo luogo è la fine di ogni cosa e l'inizio. Secondi oppure secoli, qui il tempo non ha alcun significato. Questo dovrebbe essere il cuore che parla. Un giorno questo posto divorerà ogni luce in cielo. Vedete il cuore che pulsa, pian piano pulsa. Il cammino da qui è ogni cosa, confortanti melodie e ossa rosicchiate. Ecco, adesso ho tolto il cuore perché mi devo traslare, mi traslo ancora. Vedete, adesso c'è proprio la runa lì e vi farò vedere il cuore come pulsa tenendolo in mano. Vedete?
Ok, direi di prendere la runa. Il si esercita delle arti oscure trae energia da questo posto. E qui incontra il proprio destino. Ecco sì, più prendete rune e più c'è la possibilità di acquisire poteri. Oppure potete fare dei potenziamenti, se non dei poteri. O comprare altri oggetti con... No, gli oggetti li compri con i soldi? Che dico? Sì, 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 no. Ho detto una cagata. E vabbè, niente, questa partitina finisce qui. E dopo, nella prossima, vedrete che inizierò a utilizzare i poteri. E già dalla prossima sta penso... Sta a te decidere in che modo usare ciò che ti ho dato. Okay. Così come ha fatto chi ti ha preceduto. Ora ti riporterò al tuo mondo, ma sappi che ti osserverò con estremo interesse. Ciao ragazzi da Svideogame.